Per la giornata mondiale della libertà di stampa, il club per l'UNESCO di Catanzaro, presieduto dall'architetto Teresa Gualtieri, vicepresidente nazionale UNESCO, ha proposto per l'occasione una giornata ricca di appuntamenti, iniziative e soprattutto all'insegna della libertà di stampa e di espressione in tutte le sue angolature, giungendo persino all'arte, alla musica e alla letteratura, con la consapevolezza che la libertà e i diritti umani stanno fortemente alla base della vita nel rispetto di tutti. La giornata, organizzata con il contributo del dottor Massimiliano Nespola, del dottor Daniele Natali e del professor Massimiliano Lepera, è iniziata ieri mattina alle ore 9.30 presso la sala tricolore della prefettura di Catanzaro, nella quale è stata presentata e discussa la tematica libertà di stampa in Italia e nel mondo, a cui hanno preso parte diverse autorità. Ai saluti istituzionali hanno fatto seguito gli interventi dei relatori che hanno dato adito a un vero e proprio dibattito sul tema. Mi limito semplicemente a segnalare come una seria libertà di stampa, una reale libertà di stampa è una condizione essenziale per una società aperta. E uso volutamente questo termine di società aperta ricordando tutta una corrente filosofica e sociologica che segnala come la caratteristica appunto delle società democratiche è quello di essere aperte alla discussione. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, si sono aperti nuovamente i lavori presso il ridotto del Teatro Politeama di Catanzaro, alle ore 15, affrontando il tema della libertà di stampa in Calabria e la libertà delle arti. Tra gli altri ha partecipato ai lavori anche Don Giacomo Panizza. Che è proprio la libertà di poter scrivere, di stampare e diffondere, però deve anche andare d'accordo con la libertà di chi legge, che non vuole leggere stupidaggini. Non vuole leggere falsità e non vuole leggere fregature. Questa giornata è un promemoria per la necessità della libertà di stampa, essenziale per una società democratica. È anche un promemoria ai governi perché attuino normative e condizioni affinché questa libertà di stampa si esplichi. È ancora un promemoria perché la società civile, come tutti noi, dia sostegno ai giornalisti affinché possano esprimere informazione libera e completa.